Ah, con questo pezzo io ritorno direttamente alla fine degli anni 90 e alla mia adolescenza. Nel video di oggi impariamo a suonare questo brano super iconico che ha segnato il passaggio al nuovo millennio. Uscito come singolo nel 1998, Narcotic è uno dei brani più famosi della band tedesca Liquido. E giuro, anche se si chiamano così, non so italiani, so crucchi. Il brano è molto riconoscibile grazie alla linea melodica del sintetizzatore e per questo può sembrare un pezzo elettronico quasi da discoteca, ma in verità c'è molta anima rock visto l'uso massiccio di chitarra distorta. Andiamo subito a sentire come l'ho suonata per voi e ci vediamo dopo per le spiegazioni. Touched your face, narcotic mindfulness, melancholy, and I called your name like an addicted to cocaine. Don't stop the stuff you brought to play. And I touched your face, narcotic mindfulness, melancholy, and I called your name. Michael Kidd. Parto subito col dire che la mia versione è leggermente semplificata rispetto all'originale, quel poco per dare a tutti la possibilità di suonare senza ostacoli. Come avete sentito, la batteria in questo brano parte dal ritornello e ci dà subito dentro con un groove semplice e rocchettaro, lo stesso di We Will Rock You. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big...
Da notare la presenza del Charleston semiaperto suonato in ottavi, dettaglio importantissimo per avere quel sound graffiante per un ritornello così potente. Si continua con la strofa dove si cala di volume e si passa a suonare un semplice breakbeat sul piatto ride. Le frasi musicali durano 4 battute e alla fine di ognuna è possibile inserire un piccolo fill. Nel mio caso ho suonato uno dei tanti fill da un quarto che ho spiegato nel video dedicato all'argomento. Vi lascio il link in descrizione. Attenzione, all'interno della quarta frase della strofa troveremo anche un piccolissimo pre-ritornello. Infatti nelle 4 battute della frase le prime 2 andranno suonate col breakbeat e le altre 2 col groove semplice. Subito dopo avremo di nuovo il ritornello con il suo Charleston semiaperto. Dopo il secondo ritornello avremo il bridge, cioè il ponte che ci traghetta fino all'ultimo ritornello. Questa sarà una parte molto divertente da suonare perché avremo il classico colpo di cassa e crash ad inizio frase, ma avremo anche bisogno di stoppare con la mano proprio il crash per far sentire la pausa che si trova nella prima di ogni 4 battute. Il groove da suonare in questo bridge è lo stesso identico del ritornello, con tanto di Charleston semiaperto. And I touched your face, narcotic mindful lace, melody. And I called your name like an addicted to cocaine, cause all the stuff is out of my head. Dalla terza frase dell'ultimo ritornello, cioè prima del finale sfumato, mi sono fatto ispirare dal brano originale, dove il batterista si scatena. Tant'è che ho iniziato a suonare un breakbeat direttamente sul secondo crash. Nice. In quest'ultima parte, secondo me, avete carta bianca. Potete suonare il groove semplice fino alla fine, farvi ispirare dalla mia versione, da quella originale, o addirittura inventare qualcosa sul momento. Vi è piaciuto questo pezzo? Fatemelo capire mettendo mi piace al video e scrivetemi anche qua sotto nei commenti quale altro brano vi piacerebbe vedere qui sul canale. Miei cari sbattitori, io sono Martello e ci vediamo al prossimo video.